il martedì santo, martedì della grande settimana, della settimana santa. Siamo al cuore un po' delle celebrazioni che ci preparano proprio a vivere il Triduo Santo, la Pasqua, il cuore della nostra fede cristiana. Anche stasera siamo ospiti di una famiglia, della famiglia Paloni, che ringraziamo per questa ospitalità, e insieme a loro, insieme a voi che ci seguite da casa, la preghiera della sera. Prendiamo un po' di acqua benedetta e iniziamo anche stasera la nostra preghiera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lettura del Vangelo secondo Marco. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era figlio di Dio?» «Io, di gente morire, ne ho vista tanta. È in fondo il mio mestiere. Qui sulla collina, il Golgota, sono il responsabile delle esecuzioni. È una cosa che faccio da anni. Quasi ogni anno. Ma quella volta non è stata uguale a tutte le altre. No, quell'uomo era davvero speciale. Non una parola di odio, nemmeno di rabbia e di vendetta. Era come una pecora portata al macello. E poi, infine, sulla croce. Solo parole di perdono. Sì, dall'alto della croce. Lui perdonava tutti quelli che lo stanno uccidendo. Perdonava anche me. Io, un uomo morire così, con tanto amore nel cuore, non l'avevo mai visto. Non so perché, ma mi è venuto spontaneo un pensiero che forse deve essermi appena affiorato sulle labbra. Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Ecco, in questo cammino, la via della croce, Gesù stasera è sulla croce e muore in croce. Il personaggio che stasera ci fa compagnia, ne abbiamo passati in rassegna tanti lungo questa seconda grande Via Crucis che stiamo facendo di sera in sera, è il personaggio del centurione. E abbiamo ascoltato proprio il Vangelo di Marco stasera, nel quale il centurione proprio alla fine dirà: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Un pagano, un lontano, uno che non aveva le mani in pasta con la religione, arriva a dire nel Vangelo di Marco che Gesù è davvero figlio di Dio. E da cosa l'ha capito? Lo abbiamo un po' sentito nel commento di stasera. Da come Gesù è morto amando, volendo bene anche a coloro che lo stavano mettendo in croce. Allora forse in questa Pasqua che si avvicina, una grazia particolare da chiedere per ciascuno di noi è un po' di fare la stessa esperienza di questo centurione, di stare sotto la croce, di guardare a Gesù e, vedendo il suo amore, di riuscire anche noi, con la nostra timida fede, a dire: davvero quest'uomo è figlio di Dio. Ce lo auguriamo un po' a tutti, ai più piccoli, ai più grandi, a chi deve un po' riprendere in mano anche il proprio cammino di vita e di fede. Ce lo auguriamo soprattutto personalmente a ciascuno di noi, che vivere la Pasqua sia riuscire a dire, magari un po' anche balbettando: davvero Gesù, tu sei il figlio di Dio. E allora entriamo nella preghiera ancora anche questa sera dicendo insieme: stai vicino a loro, Signore. Stai vicino a loro, Signore. Per tutte le persone che soffrono accanto a noi e nel mondo. Stai vicino a loro, Signore. Per tutte le persone che fanno fatica a credere. Stai vicino a loro, Signore. Per tutte le persone che si sentono sole. Stai vicino a loro, Signore. E raccogliamo tutte le nostre preghiere, questo elenco e questa litania: stai vicino a loro, Signore, potrebbe continuare chissà quanto, ognuno ha un po' le sue preghiere, le sue intenzioni. Noi le raccogliamo tutte insieme alla preghiera per la pace, dicendo insieme, prendendoci per mano e dicendo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E andando verso la conclusione della nostra preghiera, il saluto questa sera lo vogliamo riservare agli ospiti della Casa Vaglietti, agli anziani in generale, insomma anche a quelle persone che magari si sentono sole, magari in casa, e che attraverso questo strumento pregano insieme con noi. La preghiera per voi, la benedizione del Signore, ricordando che questo è anche il tempo delle confessioni, il tempo per riabbracciare la misericordia di Dio, o meglio di lasciarsi abbracciare di nuovo da quella misericordia di Dio per fare una buona Pasqua. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un grazie alla famiglia Palloni per aver pregato insieme con noi, per questa ospitalità che di sera in sera si rinnova in tante famiglie, potrebbero essere molti di più, ma non abbiamo più sere per andare a fare questi momenti di preghiera. Un grazie davvero, grazie a voi che avete pregato insieme con noi, e ci vediamo domani sera.